Buongiorno e ben ritrovati con il video giornale di Lecce News 24. Apriamo con una pagina di cronaca giudiziaria. Nella serata di ieri è arrivata la sentenza di condanna a 3 anni e 6 mesi per l'ex sindaco di Gallipoli, Flavio Fasano. Fasano rispondeva dell'accusa di turbativa d'asta, violazione del segreto d'ufficio, falso, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, concussione e abuso d'ufficio. Il PM aveva invocato una condanna a 6 anni per fatti avvenuti tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009. Voltiamo pagina questa mattina. I titolari dei pub leccesi hanno incontrato presso la sede di Confcommercio l'assessore alle politiche ambientali Andrea Guido per dialogare insieme su varie questioni inerenti alla raccolta differenziata in città. Sul fatto che il servizio dell'azienda Monteco sia utile tanto ai fini ecologici quanto economici, nessuna delle controparti osserva dubbi, anzi gli stessi imprenditori dei pubblici esercizi si dicono contenti e orgogliosi di partecipare al progetto. Purtroppo però bisogna trovare una soluzione per chi non ama rispettare l'ambiente. Tenere per tutta la notte all'esterno delle attività commerciali i bidoni significa dare agli incivili un posto dove poggiare la spazzatura senza però collocarla nei dovuti contenitori, e così le bottiglie di birra o i bicchieri di carta contenenti cocktail o vino a fine serata divengono un problema dei gestori, e così non va. Già da tempo Guido aveva annunciato importanti novità al proposito, comunicate nella riunione informale odierna. E un altro incontro si è svolto questa mattina però presso la sede della Camera di Commercio di Lecce in Viale Gallipoli. Alfredo Prete ha chiamato a raccolta i parlamentari, i salentini e le organizzazioni sindacali per la questione della riforma degli enti camerali. Dopo il taglio del diritto camerale con gravi ripercussioni sulla tenuta del sistema e sui servizi offerti al tessuto imprenditoriale leccese, a fronte di un risparmio per le imprese di pochi euro, ora la nuova bozza di riforma degli enti camerali che approderà tra pochi giorni in Consiglio dei Ministri taglia anche le funzioni e l'occupazione, disperdendo competenze e professionalità. L'auspicio di Prete è che la delegazione salentina faccia sentire a Roma il forte dissenso per una riforma che non porterà nessun beneficio alle imprese e al territorio salentino e che comporterà per il massimo dirigente dell'ente lo smantellamento delle Camere di Commercio e non la loro riforma. Concludiamo come sempre con lo sport, con una seduta pomeridiana ieri a Martignano. Sono proseguiti gli allenamenti dei giallorossi che sfideranno domenica con una partita interna la Juve Stabia. Nel corso dell'allenamento mister Piero Braglia, dopo una serie di esercitazioni, ha fatto disputare una partitella a tutto campo. Assente Gigli, la punta Caturano ha proseguito a svolgere il lavoro personalizzato. Intanto proseguono le trattative di calciomercato, in arrivo infatti l'attaccante del Gambia Ali Sowe. L'ufficializzazione del suo ingaggio dovrebbe arrivare a brevissimo. Oggi previsto un altro allenamento a porte chiuse alla cittadella dello sport di Martignano. Il nostro telegiornale termina qui, vi ricordiamo che tutte le news e gli approfondimenti sono su leccenews24.it. Arrivederci a domani.